Dottore Eugenio Vendrame, coordinatore dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Quando è nata questa struttura, quali sono state le attività dal momento della sua nascita fino ad oggi? Sì, allora la struttura che nasce ovviamente diversi anni fa all'Aquila, ma che effettivamente non ha mai avuto questa connotazione come questa appunto che ha assunto da un anno a questa parte. Per cui diciamo che un anno che effettivamente l'Ufficio di Protezione Civile gestisce esclusivamente attività di protezione civile e eventi di rilevanza territoriale. Al suo interno ricordiamo che però c'è una componente fondamentale che è quella della pubblica incolumità, quindi l'ufficio gestisce anche questo genere di problematiche che chiaramente per la nostra città stanno diventando sempre più pressanti. Per quanto riguarda il piano di emergenza comunale di protezione civile, abbiamo raggiunto un grosso risultato giovedì 30 aprile con l'approvazione del Consiglio Comunale. Quali sono le linee principali, i contenuti principali di questo piano? È un piano per certi versi rivoluzionario, mi permetto di dire forse un po' presuntuosamente, sicuramente è un piano molto ben fatto. Abbiamo diciamo un piano strutturato secondo quelle che sono ovviamente le esigenze del territorio aquilano, quindi ci sono 8 scenari distinti che vanno dall'emergenza ovviamente quella sismica, antincendio boschivo, rischio valanghe, neve, appunto eventi, e poi abbiamo una sezione apposita relativa al centro storico. Diciamo che è un piano, ripeto, un rivoluzionario al suo interno perché contiene appunto degli elementi non comuni negli altri piani d'emergenza comunale, e soprattutto il fatto di poter utilizzare questo piano anche un po' come un vademecum per quanto riguarda l'operatore del centro operativo comunale, quindi che può sapere attraverso proprio semplicemente la consultazione di questo piano quelle che sono le attività che deve svolgere e ovviamente i risultati che deve conseguire, non dimenticando che sempre all'interno del suo piano come allegati vi sono tutti i file relativi a tutta proprio anche l'attività amministrativa che l'operatore del COC deve sapere fare.